Ciao a tutti ragazzi, qua condivido questo video. È finalmente un video in collaborazione con il sito Buon Petit Store che mi ha contattato. Io un po' di tempo fa avevo già collaborato con questo sito e mi hanno trovato abbastanza bene. Ho anche fatto un ordine con i miei soldi. Poi avevo chiesto di nuovo se volevano collaborare con me e non hanno voluto, insomma, collaborare di nuovo con me. E invece poi mi hanno ricontattato loro quest'estate, verso luglio sarà stato. E mi hanno appunto dato un budget e io ho scelto, siccome che più andava di moda i kit, quella polvere per fare le unghie effetto specchio, ho chiesto appunto che mi mandavano insomma un kit con queste polveri e mi ci ha messo tantissimo ad arrivare. Mi è arrivato dopo circa 3 mesi, forse 2 mesi e mezzo. Ci ha messo davvero tantissimo perché comunque c'erano tante le feste estive. C'è lui qui che sta facendo rumore, non so se lo vedete qua giù sul letto, è lui che ringhiava. E quindi mi ci ha messo tantissimo ad arrivare. Una volta che mi è arrivato mi sono accorta che non era il kit come lo volevo, insomma, nel senso che c'era un prodotto diverso che non faceva diventare, non faceva, non faceva sì che insomma si realizzasse l'effetto specchio. Comunque vedete tutto, vi spiego adesso nel dettaglio così insomma capite meglio. Il kit che ho scelto io veniva sui 10 dollari, 9 qualcosa, e vi metto qui sotto il link, e comprendeva due polveri, queste qui. Innanzitutto, per chi non sa appunto cosa sono le polveri specchio, sono delle polveri che fanno diventare le unghie così a specchio. E appunto questo kit che ho scelto io c'erano queste due polveri, l'argento, questa che ho sulle unghie, e questa qui oro. Cioè, sia il barattolino della polvere con il, si chiama lo scovolino, insomma, quello per applicarlo. Poi c'erano tre prodotti di smalti, e cioè c'era lo smalto nero, perché appunto per fare questo effetto specchio serve lo smalto nero. Ovviamente semipermanenti, sto parlando di smalti semipermanenti, quindi serve la lampada per utilizzarli. C'era appunto questo qui, che è quello nero. Poi c'era il primer. E poi questo qui che è il, qui c'è scritto Silk Coat, e io pensavo fosse il Top Coat. Con questi prodotti qui, appunto i primi che mi sono arrivati, non, l'effetto no, assolutamente non veniva, perché questo qui che sarebbe, dovrebbe essere insomma il Top Coat, cioè il Silk Coat, qui trovate scritto Silk Coat, è con ha lo strato dispersivo. E per fare questo effetto qui, il Top Coat non deve assolutamente avere lo strato dispersivo, quindi neanche, non veniva proprio insomma l'effetto. Quindi sono andata a ricontattare il sito e loro gentilissimi mi hanno rimandato il prodotto giusto, cioè appunto il Top Coat, che è questo video scritto appunto qua sopra, Top Coat. E questo appunto è un Top Coat senza strato dispersivo, e appunto questo qui è quello giusto. E questo qui mi è arrivato dopo un altro mese, quindi praticamente da luglio soltanto adesso sono riuscita a provare questi prodotti, per questo che vedete il video soltanto adesso. Sono andata a controllare per bene sul sito e il set compreso, insomma completo, quello che ho ordinato io, doveva arrivare con lo smalto nero, il semipermanente nero, questo qui, con il top coat, questi qui che mi hanno mandato successivamente, e poi con il silk coat e non con il primer, e cioè il primo che mi è arrivato appunto. Quindi appunto il kit comprende smalto semipermanente nero, silk coat, questo qui, che penso che va usato come base. E poi il top coat senza strato dispersivo. Invece il primo kit che mi è arrivato a me c'era il primer all'interno. Quindi comunque non so dirvi se ogni kit è diverso. State comunque attenti appena vi arriva a controllare bene appunto questi nomi. Il primo kit mi è arrivato tutto imballato in questa gomma qui, carta insomma qui tutta morbidosa, all'interno di una busta. Quindi assolutamente ottima imballatura. I tempi, come vi dicevo, sono abbastanza lunghi, soprattutto nel periodo estivo perché sono di mezzo le feste. Altrimenti, se diciamo che fate l'ordine in un periodo che non ci sono feste, ci vorrà circa un mese, contate sicuramente un mese. Adesso vi lascio l'applicazione e ci vediamo subito dopo. Io ho le unghie completamente naturali, quindi vado leggermente a opacizzare un pochino la superficie con il buffer. Mi concentro di più nella parte di girocuticole perché con il buffer vado a rimuovere anche le cuticole un po' in eccesso. Se le avete molto lunghe vi consiglio di spingere indietro con un bastoncino d'arancia o rimuoverle con dei prodotti apposta.
pulisco completamente le mie unghie dalla polvere, poi vado a prendere lo smalto semipermanente della Bon Petit Store, e questo è il primer, e ne vado a stendere una leggera passata sull'unghia, facendo dei movimenti avanti e indietro per far sì che penetri bene nell'unghia. La passo anche nel margine libero, cioè sulla punta dell'unghia. Metto la lampada a polimerizzare per 2 minuti. Adesso passo al colore, questo è sempre un semipermanente della Bon Petit Store e è quello nero, e sulla boccetta c'è scritto 01. Lo vado a passare anche qui con una pasta leggera su tutte le unghie, stando attenta a non toccare le cuticole, e lo passo anche questo molto per bene sul margine libero. Metto la lampada a polimerizzare per 2 minuti e faccio un'altra pasta di nero per rendere il colore molto coprente, avendo le stesse accortezze di prima. E lascio polimerizzare questa volta per 3 minuti in lampada. Adesso vado a prendere il top coat, io uso sempre quello della Bon Petit Store, e assicuratevi che sia un top coat senza dispersione. Vado quindi ad applicare su tutte le unghie, stando attenta sempre alle cuticole e passandolo sul margine libero. Metto la lampada per 3 minuti. Una volta uscite le unghie dalla lampada, sarà il momento di utilizzare le nostre polveri specchio. Si presentano in questo barattolino ed hanno una protezione che li sigilla appunto la prima volta che l'aprite. La polvere argento è leggermente più grossolana di quella dorata, ma è molto molto volatile. Rassegnatevi all'idea che dopo aver utilizzato queste polveri avrete tutti i vestiti, il corpo e la cameretta piena di glitter. All'interno della confezione c'è uno scovolino che potete utilizzare per applicarlo, però per esperienza vi consiglio di utilizzare le dita perché il risultato verrà migliore. Prelevo appunto un po' di prodotto con il polpastrello e vado a strusciarlo sull'unghia. Ed ecco qui che avviene la magia, la polvere si attaccherà sull'unghia e si creerà questo effetto specchio. State attenti ad applicare la polvere sia nel giro cuticole che nella parte del margine libero. State attenti a non applicare troppa polvere perché, come vedete nel mio indice, l'effetto è venuto meno accentuato e quasi opaco perché io avevo applicato troppo prodotto. Basta immergere una volta il dito nella polvere e strusciare bene la polvere che avete prelevato una sola volta. Secondo me l'effetto è molto migliore se si vede leggermente la parte sotto nera tramite dei piccoli buchetti, piuttosto che non si vede per niente la parte sotto, ma che l'effetto specchio è meno evidente. Una volta fatto tutte le unghie con la vostra polvere, andate a rimuovere con un pennello la polvere in eccesso e riandiamo ad applicare il top coat senza dispersione. Rilascio la lampada a polimerizzare per 3 minuti. A questo punto potete andare a lavarvi le mani per rimuovere per bene tutti gli eccessi di polvere. Vi faccio vedere l'applicazione della polvere color oro su una tip perché al momento non avevo voglia di mettermela sulle unghie. Il procedimento iniziale è sempre lo stesso, applichiamo il primer, applichiamo poi il colore, il top coat senza dispersione e a questo punto possiamo andare ad applicare la polvere. Come vi dicevo la polvere oro è molto molto più fina, si vede anche in video e anche al tatto si sente che è proprio una polvere. È per questo anche molto più semplice andare ad applicare sull'unghia e avere l'effetto omogeneo. Prelevo un pochino con il polpastrello e vado a strusciarla sull'unghia. Rimuovo gli eccessi di polvere e vado ad applicare il top coat. Questo è il risultato finale, sicuramente una nail art che non passa inosservata. L'effetto finale è sicuramente davvero d'effetto, appunto questo qui che ho adesso sulle unghie, anche con quello d'oro, con la polvere oro, davvero davvero bellissimo. Infatti penso che farò un art con quella polvere sotto il periodo di Natale. Sicuramente per il prezzo è una buona riuscita dell'effetto. Ovviamente se si guarda insomma molto da vicino, avete visto magari nelle foto, si vede insomma che non è proprio completamente omogeneo, perché comunque si vedono alcuni puntini dello smalto nero sotto, però appunto per la qualità e per il prezzo diciamo che li trovo un kit molto molto valido. Questo è tutto per quanto riguarda l'applicazione delle polveri specchio del Bon Petit Store. È davvero un ottimo prodotto se appunto come me non l'avete mai provato e volete cominciare insomma a provarlo. Io ho fatto un po' di esperimenti con queste polveri sia su smalto che su altri semipermanenti di altri prodotti, quindi fatemi sapere questi nei commenti se volete appunto un video dove facciamo insomma insieme un po' di esperimenti. Questo è davvero tutto, per qualsiasi domanda scrivetemi sotto nei commenti. Io ringrazio ancora il sito Bon Petit Store per avermi mandato questi prodotti e spero che ci siano ovviamente altre collaborazioni. Mando un grosso bacio al prossimo video, ciao!